Eccoci nuovo con Coach Nardone al termine, all'inizio di questa settimana che sta proseguendo in modo sicuramente positivo. Allora, una vittoria all'ultimo secondo, ma sicuramente una battaglia, ma fa parte del gioco. Quest'anno la Serapo Gaeta deve soffrire per vincere. Sì, diciamo che sicuramente la cosa positiva è che noi ci giochiamo sempre tutte le partite dove andiamo, andiamo. Anche domenica abbiamo giocato con Ceparano, che non si era allenato durante la settimana, con Marocco che aveva l'influenza, purtroppo è il periodo che non riusciamo più ad arrivare la domenica con tutti i giocatori al 100%, però diciamo che questa la cosa positiva è che i ragazzi hanno reagito positivamente e queste vittorie danno morale. Questo fa parte anche del coach che li stimola fino alla fine, no? Ma sicuramente la mia mentalità, come lo era da giocatore, è sempre quella di non arrendermi mai, ma soprattutto di avere una grossa carica agonistica. Fortunatamente adesso abbiamo un buon feeling con i ragazzi e diciamo, io ho impostato sicuramente questa squadra su un gioco difensivo e diciamo, infatti ci stanno dando ragione, perché oggi siamo la miglior difesa del campionato. Quindi diciamo, da questa base poi costruiamo i nostri successi. Confermato la qualità dell'Orvieto? Sì, ma lo sapevamo. L'Orvieto è una grande squadra, una squadra molto fisica, ha 9 giocatori, una squadra che dà la fila da tosce a tutti. Siamo adesso la serie seconda in classifica, quindi continua a essere lì, no? Sì, anche se diciamo 2-4 con le perce, ma sta sempre lì. Tutte le squadre, però riusciamo sempre più o meno a rimanere secondi. Adesso abbiamo anche 2 partite difficili, poi è turno di riposo, quindi vediamo quello che succede. Speriamo di recuperare tutti domenica. Una trasferta a Cagliari anche logisticamente difficile, visto che si partirà alle 6 di mattina, si giocherà alle 3, però penso che col carattere che hanno i ragazzi sicuramente venderemo la pelle cara anche in Sardegna. Questo Cagliari l'hai menzionato, è squadra che si può battere secondo le tue conoscenze? Sì, diciamo che in casa gli ultimi 2 anni penso abbiamo perso una partita sola, perché hanno la prerogativa di essere una squadra che in casa fa un gioco molto massimo, quindi secondo me dipenderà soprattutto dall'approccio mentale e fisico che avremo noi, e secondo me anche dall'arbitraggio, sperando che prendiamo 2 arbitri che fischiano diciamo equamente, anche perché loro in casa mettono molto molto di più le mani addosso, l'abbiamo visto anche quando sono venuti qua, quindi è una squadra che fa dell'agonismo il suo forte, quindi speriamo anche che vengano 2 fischietti diciamo che fischieranno insomma come si deve. Ultima domanda che riguarda la Coppa Italia, si sa qualcosa, la sede, queste cose qui? No, per adesso ancora non si sa niente, infatti stiamo fremendo, stiamo aspettando, anche perché vorrei sapere con chi ci accoppiamo, anche per preparare la partita, quale squadra giochiamo la prima partita, quindi per il momento comunque dovrebbe essere a giorni, dovremmo sapere qualche cosa. Confermato a marzo comunque? 18, 19 e 20 marzo. Grazie, in bocca al lupo. Bevi, grazie.